Ehi là tu ormai, io sono Mazzatessa e ben ritrovato in questo episodio di Expeditions Viking. Stavo esplorando un po' la città, saccheggiando quello che trovavo in giro e si è triggerato questo evento per cui ho iniziato a registrare. Oh, Crippio, guarda, sono vichinghi! Ehi, laggiù! Due uomini sono legati a dei pali. Sono emaciati e legati con corde, ma sono effettivamente dei vichinghi da cui parlano. Chi siete? Il mio amico si chiama Dandr e il mio nome è Jostein. Jostein il Braggart, come vengo normalmente chiamato. Sì, grazie, il tuo contributo è apprezzato. Ah no, è l'altro, quello diceva. Da dove vieni? Sembri come dello Jutland. Sono Matthias, vengo da Skjern, nella costa ovest. Grande! Mio amico qui è dello Jutland. Giù a sud, vicino al confine con la Sassonia. Raccontagli il resto della mia storia, già che ci sei. Sei un idiota. Da dove vieni tu invece, Jostein? Oh, sono onorato che ti preoccupi. Da un accampamento commerciale sulla costa est del Sealand. È praticamente un geto, un git. Quindi sei praticamente un sassone. Come siete finiti in questo inghippo? Eravamo nella ciurma di Visundr. Jostein è uno scald. Principalmente in realtà lavoro come tagliapietre. Essere scald è una vita troppo dura. Io sono carpentiere, sono responsabile per alcune delle più robuste fortificazioni dello Jutland. Sei mai stato Yelling? Frejla 3. Mi chiedevo come foste primogenitore dei Pitti. Ah sì, scusami. Il Thegn di Visundr aveva tutti quei piani, voleva fare un accampamento sulla costa della Pictavia e portare tutto il suo clan qui. Sono venuto a immortalare i suoi sforzi e Dannar per fortificare l'insediamento. Le ambizioni sono state troppo grandi rispetto alle capacità della ciurma, quindi i Pitti ci hanno attaccato e niente. E ci hanno portato qui a Perth. Visundr è perso senza di noi. Cosa vi aspettate che io faccia per voi? Magari puoi mettere una buona parola per noi con i locali? C'è solo una guardia, convincilo e taglia le nostre corde. Ce ne andremo di qua super in fretta. Dove andrete? Fuori da questo posto per sempre. Potresti aiutarmi a Skjern, abbiamo bisogno di un tagliapietre e Thorfinn potrebbe aiutarci con la carpenteria. Sì, ok. Va bene, vi libererò di qua. Fantastico, siamo pronti. Sì, non è che sono così intenzionato dal liberarli, soprattutto adesso. Si vedrà poi più avanti. Tanto metto in pausa e continuo a esplorare l'accampamento.
Ok, beh, dovrei aver esplorato un po' tutto. C'è tantissima gente però con cui parlare e non ho interpellato ancora nessuno, per cui... Allora, qua... No, non c'è nessuno. Andiamo a farci un giretto un po' più in giù. Sono tante persone. Ah, questo è qua su, quindi dobbiamo salire di qua. Questi sono due tizi. Là, in mezzo all'isola con la sua barchetta. Allora, c'è un uomo che sembra un po' ansioso, sta guardando in su verso la casa della strega. Sono pronto ad andarmene, sei pronto ad andartene? Perché sono pronto di andarmene. No, non ancora. Ah, questo accompagna dall'altra parte del fiume. Qua, Wallach. Lel. Ok, c'è una piccola casetta che è costruita precariamente e c'è una donna, una saggia donna che sta masticando qualche radice e guarda con calmo interesse. Ho sentito di voi, uomini del nord. Sembrate pericolo. E a me piace il pericolo. Due direi. Il mio nome è Mazzetes. Se siete voi la strega. Puoi chiamarmi così se vuoi. Non lo prenderò un insulto quando viene da parte tua. Il mio nome è Wallach. Vendo erbe curative e aiuto i locali. Ah no, le donne locali con i loro problemi. Perché dovrebbe essere un insulto chiamarti strega se è quello che fai? Molti miei concittadini vedono le pratiche che faccio come in contrasto con la loro fede. Pensano che io prenda in prestito la magia dal demonio. Fra te e me, se il demonio mi avesse prestato i suoi poteri, non penso che li userei per curare le donne del... moglie di fattori con i loro dolori mensili. Ok, vorrei vedere i vostri, cioè i tuoi oggetti in vendita. Potrei prendere un po' di erbe, ma... Non so che... costano abbastanza, non conviene. Nulla che appa il tuo interesse? E sentiti libero di ritornare... Se hai bisogno poi di qualcosa. Bene. Questo qua sotto ci traghetta dall'altra parte, sembra. Ma c'è il ponte anche, per cui non mi sembra necessario, va bene. E vediamo qua invece nei dintorni cosa c'è. C'è questo che... Boh. Mentre invece arriviamo qua sotto c'è... Udrost Makaidin. Aedain. Allora, indossa la veste di un fabbro. È appoggiato al muro. Sembra che stia dormendo, ma in realtà ti vede dalla coda dell'occhio. Direi la due. Ben incontrato, prendi commissioni? Vattene, non serviamo la vostra razza qui. La farei la 1. La mia razza significa persone con le tasche piene di soldi? Intendo stranieri. Non vi conosco. Non vi aiuto. Andatevene. Da dietro la forgia appare un uomo giovane. Con il torso scaldato e bruciato dal calore della forgia. Dà uno sguardo al maestro, poi valuta la situazione e si avvicina a voi.
Andrei col 2, devo adottarmi del lavoro di un apprendista? Sono solamente nei titoli un apprendista, sono di sicuro migliore a forgiare che non quell'uomo, di quanto non sia mai stato quell'uomo. E ho fatto tutto il lavoro qui da 5 anni. Quindi, come posso aiutare il maestro? Paziente. Sembra che da come vi comportate non siete qui per prendere dei, cioè per rimpiazzare dei ferri da cavallo o per sistemare una pala. Siete specializzati in armi o armature? Posso fare un'armatura buona, ma la mia specialità sono le armi e in più. Beh, no, dice. Beh. Scusate. Ho problema del sonno strano stasera. Quando non sono occupato a mettere ferri di cavallo o sistemare dei vasi. Vorrei comprare delle provviste. Ok. Ah, vende salvage e hide. Okay. No, vende salvage, hide e legno. Potrei vendere un po' di hide. Quanto le prendono? 83 valuable. Dai, vendiamo 2 di hide. No, non 60, ho detto 2. Dai. Ok, ci vediamo più tardi, grazie. Ciao. Allora, questa non si può parlare niente. Sì, mi sa che non ci diranno niente neanche loro. Scusate, mi sono distratto un attimo. Stavamo dicendo. No, sto pensando un attimo a dove sono collocati tutti gli altri. Qua è più piccolo, di Ribe, ma è un po' più. Ah, proviamo a parlare con la guardia, cosa ci dice? Amico, sei tu incaricato di controllare questi due? Sì. È assolutamente vitale che rimangano in cattività. A chi sto parlando? Potrei usare questo, però non adesso. Vorrei prima davvero essere un pochettino più alleato con Constantine prima di far così a caso. Ah, c'è uno che sta trattando pelli vicino al fiume, ma non è vero che è vicino al fiume, vabbè. Ti facendo mentre ti avvicini. Posso tentarvi con delle pelli che vengono dalle terre basse? Oppure carne che
che andrebbe bene per la tavola di un re. Quindi immagino che tu sia un cacciatore. Sì, lo sono, vivo e caccio nelle terre basse nel sud. Tutto quello che vedi qui è un prodotto del mio lavoro. Vendi anche carne conservata? Sì, ma non molto. La donna più a sud è una delle provviste più importanti. Non sembra molto un mercato. Ma troverai comunque tutto quello che vuoi se dai un'occhiata intorno. Cosa stai cercando? Chi vende erbe e medicine? La donna gaelica laggiù. Oppure se te la senti, c'è la strega sul fiume. E dopo posso prendere dei salvage? Dal fabbro in persona, che è quello che abbiamo incontrato prima. Una persona in gamba, Drest. Di sicuro lavora meglio che il suo maestro. Ok, guardiamo il tuo quello che hai. Certo, solo che non aspettarti nessuno sconto, a meno che la tua reputazione non migliori. Ah, ok, è vero che c'è tutto il discorso delle reputazioni, tra l'altro, qui non ci stavo più pensando. Disagreeable prices, ok. Questa è forse quella delle erbe. È vestita un po' diversa dai pitti. Cerchi cibo e erbe, sei venuto al posto giusto. È sempre diversa da ogni altra persona qui. Sì, sono abbastanza straniera a questa città come lo sei tu. Vengo da Dalriata, un regno ad ovest. Le nostre persone sono chiamate Gaeli. Gaels. Gaeli, tipo. Siamo sempre stati vicini come relazioni con i Pitti, ma i nostri costumi sono differenti, come hai notato. Tutte quelle cose dei tatuaggi, no, noi non lo facciamo. Vediamo che cosa hai in vendita. Ok, disagreeable prices di nuovo. Ha sia le razioni che la carne e le erbe che il legno. Che altro c'è poi qua? Ah, c'è questo ragazzo, c'è questo signore. Ci sono dei vichinghi che girano per la mia città e non c'è nessun edificio in fuoco? Adesso posso proprio dire di aver visto tutta la mia vita. Sei il tizio che si occupa del porto? Sì. Cosa hai bisogno? Vorrei il permesso per attraccare con la mia nave al porto. E che tipo di nave sarebbe? Lo dico, è una nave da guerra, si chiama Drekin. Non abiterei mai una nave del genere nel mio porto. Ti ringrazio per aver chiesto il permesso, ma non sarà garantito. Se provi ad attraccare qui, la tua nave verrà attaccata e affondata. Qual è il prezzo normale per attraccare? Centinaia di pence all'anno. Penso che abbia alzato il prezzo abbastanza. Ma so che la tasta è alta per l'accesso non ristretto. È vero, pochi possono permettersi di pagare l'accesso per un anno intero. Anche se avessi tutti quei soldi, non ti venderei un permesso per... Venderei voi un permesso. Proverei il diploma su questo giro.
Vengo esattamente dalla sala di Caustantine. Ci siamo accordati per lavorare per il tuo re al momento, ma abbiamo bisogno del Drekkie per servirlo al meglio. Il re vi ha assoldato? Ok, vedo un buon ragionamento in questo. Ok, allora vi farò usare l'attracco, ma devi pagare comunque la tassa standard. D'accordo? Oh, vada con i 2000 valuable. Hai tutti questi soldi? Ah, vi ho sottostimato. Ok, un accordo è un accordo. Da questo momento in poi potrai attraccare la tua nave al porto ogni volta che ne hai bisogno. La tassa va bene per un intero anno per la nave da guerra Drekkie. Ok, adesso teoricamente dovremmo avere poi accesso qua con la nave al porto come abbiamo sbloccato Northumbria. Qua non c'è nulla da fare, non c'è più niente da fare. Con quello abbiamo parlato. Chi è una Igen Magnusa? Sembri un viaggiatore, sei qui per comprare qualcosa per il tuo viaggio? Sì, se hai ancora qualcosa, sì. Certo che ho, però questo. No, grazie, mostrami le tue merci piuttosto. Sei tornato, cerchi provviste? Oh, sì, grazie. Ok. Tutti ci dicono, hai una reputazione molto schifosa, non è che ti farò dei prezzi incredibili. Ok, lei vende principalmente razioni. Questo è quello che ci traghetta. Ok, per l'isola. No, ok, qua c'è lo spostamento rapido. Devo ancora vedere un'ultima cosa, mi pare che ci fosse ancora una o due cose. No, mi sa due allora a questo punto. Allora, una è sto qua. Roidri. Ok, c'è un uomo alto. È costernato, no, è concentrato. Sto togliendo una radice. Sembrate pericoloso, cosa volete? Conosci una donna chiamata Kire? Sì, la conosco. Ah, oh no, è il tizio. Che barba. Lei mi ha detto che possiedi qualcosa che le appartiene. Tu sei il mio rimpiazzamento? Te la stai portando a letto? No, ti assicuro che non sto facendo nulla di tutto ciò. Ma ti ha mandato lo stesso a prendere il corno? Sei fortunato, mi ha dato questo corno come simbolo del suo amore eterno. L'ultima volta che ho controllato, per sempre non era ancora terminato. Preila 1, Diplomacy 2. E perché ti attacchi a Menicolo? Se hai perso l'amore di Kire, il corno non cambierà nulla. Sì, abbiamo avuto dei bei tempi. Ma lei non è stata a posto con la testa, anche se è stato certamente intenso.
Restare con lei è un po' come dare fuoco al tuo stesso cuore. Ma sì, come dici tu, hai ragione, è finito da anni ormai, non c'è nessuna ragione per restare così. Spassatela con quella ragazza, è fuori di testa, ma è la migliore che io abbia mai avuto. Rudo. E quindi alla fine con Diplozia si è riusciti a risolvere abbastanza tutto. Unica cosa, dov'è che era la casa del... Ok, qua, perché mi pare di ricordare che ho visto... Ah, ecco qua. Ah, ma siamo proprio di fronte. Lel. C'è una porta aperta. Con chi vado? Proviamo ad andare con A2 Massimo. No, scusa, ho premuto cancella. Andiamo con loro due. Poi mi auguro che non ci siano problemi o seccature o robe di sorta. È una botola. Ok, non c'è niente. Vabbè. Allora, detto questo, visto che è passato parecchio, io vi invito a lasciare un mi piace, a scrivere un commento e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. In compenso, vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti.